le indagini sull'omicidio di Castelnuovo Scalo, al vaglio degli inquirenti la situazione economica dell'uomo. Il 26 e 27 gennaio torna Wine in Siena, la rassegna dedicata al vino con la novità della location del Santa Maria della Scala. È deceduto ieri Roberto Pianigiani, grande contradaiolo ed ex capitano del Val di Montone, e domani la messa alla Basilica dei Servi. Per lo sport, Robur ancora in pausa, in attesa del ritorno in campo, impazza il mercato con Guberti che sembra vicino alla regina. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. Proseguono le indagini sull'omicidio del 63enne marocchino avvenuto la settimana scorsa a Castelnuovo Scalo. Al vaglio degli inquirenti anche la situazione economica dell'uomo. Sentiamo Bianca Maria Oliveri. Proseguono le indagini relative all'omicidio di Abramo Nagbi, l'uomo di 63 anni accoltellato a morte dalla sedicenne che aveva tentato di stuprare all'interno dell'appartamento che condividevano nella fornace di Arbi a Scalo. Infatti, mentre la giovane è stata trasferita all'istituto di pena di Casal del Marmo a Roma e il comune di Asciano sta cercando una nuova sistemazione abitativa per la famiglia di questa, c'è chi mette in dubbio il coinvolgimento della giovane senegalese nell'omicidio. Gli inquirenti stanno indagando sulla vita di Nagbi, in particolare sulla sua situazione economica, che era risaputo tra gli abitanti di Castelnuovo Scalo non essere certo brillante. Ma è questa sicuramente una pista da prendere in considerazione. Intanto è stata svolta la prima parte dell'autopsia sul corpo del 63enne per definire una volta per tutte se le ferite mortali coincidano con le caratteristiche fisiche della ragazza e con i fatti da lei raccontati. Cambiamo argomento, il 26 e 27 gennaio si terrà la quarta edizione di Wine in Siena, la rassegna dedicata al vino e all'enogastronomia presentata questa mattina nella Sala delle Lupe. Sentiamo le parole dell'organizzatore Helmut Kocher, di Stefano Bernardini, presidente di Confcommercio, e di Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi. Adesso è il quarto anno, no? Per cui sono molto felice e contento, perché quando superi 3 anni allora vuol dire che le inizia a essere consolidato, e poi ovviamente io lo vedo anche come impegno che vorrei lanciare anche verso gli organi politici. Il mio impegno personale è quello che Siena deve diventare la capitale del vino italiano ufficialmente. Il vino diventerà protagonista, come è stato in queste altre edizioni, però ci tengo a dire, non sarà solo vino. Quest'anno, nell'implementazione della manifestazione, tutti gli anni cerchiamo anche di arricchire non solo di degustazione ma anche di contenuti. Ci saranno delle degustazioni in fondazione, per esempio con quest'anno assaggi anche di oli e di grappe, quindi stiamo proseguendo nel discorso, come dicevo prima, di implementare questa manifestazione. Non deve essere solo una mera degustazione, ma deve essere anche ricca di contenuti, e questo lo dimostra anche 2 convegni molto interessanti e molto importanti che vanno naturalmente parallelamente al discorso del mondo del vino. La Fondazione ha deciso di dare il proprio partenariato a questa iniziativa. Mettiamo a disposizione la nostra, tra le cose più belle che abbiamo a disposizione, che è il nostro Palazzo Sansedoni, dove verranno, come sapete, ci saranno alcuni eventi. Io lo valuto come un modo per portare sempre di più la Fondazione a contatto con il territorio. Questo è un po' lo scopo che ci siamo prefissi. Questo strumento, di questa iniziativa molto importante, è un evento che non collega solo il territorio locale, ma ha una dimensione anche molto più ampia, e quindi credo che questo non solo rientri nelle nostre finalità di ente, insomma, che valorizza il territorio, ma sia proprio un servizio che facciamo per la promozione di un'eccellenza come il vino, i nostri vini e i vini italiani. Insomma. A margine della conferenza stampa di questa mattina ha parlato dell'evento anche l'assessore al turismo del Comune di Siena, Alberto Tirelli. Sentiamolo. Innanzitutto è la prima iniziativa sul vino che viene promossa a livello nazionale, quindi è un'anticipazione di tutte le iniziative che poi ci saranno sia nel nostro paese e in particolare nella città di Siena. È un'iniziativa per la città di Siena molto importante,
perché attira a Siena tantissime presenze, tantissimi visitatori. Basti pensare che sono, mi pare, oltre 130 le etichette presenti durante questa manifestazione. Si parlerà di tante cose e di tante eccellenze enogastronomiche italiane e in particolare delle terre di Siena. Basti pensare all'attenzione che quest'anno viene rivolta ai prodotti del nostro territorio come l'olio e anche alla birra, che è un'altra produzione che uno pensa venga da altri territori lontani da noi, ma nella nostra provincia ci sono diverse aziende che producono birra. Incassi in ascesa per il complesso museale del Santa Maria della Scala, con introiti in più previsti per le casse del Comune. E proprio il Santa Maria della Scala, per la prima volta dopo 4 anni, sarà appunto una delle location del prossimo Wine & Siena. Gabriele Voltolini. Incassi in ascesa per il polo museale del Santa Maria della Scala. Tra il novembre 2017 e l'ottobre 2018 tutte le voci statistiche hanno subito una decisa impennata in percentuale rispetto allo stesso periodo che va dall'ottobre 2016 al novembre 2017. Complessivamente, tra bigliettazione, bar, bookshop, tour operator, ostello, prenotazioni e altri servizi, il complesso museale ha incassato 1.730.000 euro contro il 1.161.000 euro incamerato nell'anno precedente. Un balzo poderoso che conferma il Santa Maria come un'assoluta eccellenza della città. Degli incassi totali, al comune vanno quasi 79.000 euro, ovvero il 18% sulla fatturazione della bigliettazione, che nello specifico, durante il periodo preso in esame, è aumentata del 41%. Altro balzo lo compie il bookshop, mentre le prenotazioni salgono addirittura del 444%. E proprio il Santa Maria, per la prima volta dopo 4 anni, sarà una delle location del prossimo Wine & Siena, a dimostrazione dell'elevata considerazione riservata al complesso museale senese da parte della nuova amministrazione comunale, come emerge dalle parole dell'assessore Alberto Tirelli. La novità di quest'anno è stata quella di dare ancora più attenzione a questa iniziativa, proponendo l'utilizzo anche del Santa Maria della Scala nel accogliere delle iniziative che durante questi 2 giorni molto intensa si faranno nella nostra città. Basti pensare all'attenzione che il sindaco ha voluto rivolgere a un utilizzo in tal senso del Santa Maria della Scala, non soltanto in questa occasione, ma con le iniziative che vedranno presenti anche il ministro Centinaio nei prossimi mesi, proprio per fare del Santa Maria della Scala un punto centrale di valorizzazione della produzione enogastronomica e delle eccellenze del settore presenti nel nostro territorio. Cambiamo argomento. Una lettera è giunta questa mattina alla nostra redazione perché i familiari di Arturo Pratelli hanno voluto ringraziare tutti coloro che sono stati vicini alla famiglia dopo la tragica scomparsa del giovane senese ucciso a fine dicembre da un pirata della strada. Simona Sassetti. La famiglia di Arturo, il ragazzo ucciso dal pirata della strada, scrive alla città in risposta all'affetto e la valanga di messaggi ricevuti proprio in ricordo del ragazzo. In un momento di così profondo dolore, si legge nella lettera, sentiamo il bisogno di scrivere queste righe per esprimere la nostra gratitudine per la vicinanza e l'enorme affetto ricevuti in questi giorni. Un abbraccio fortissimo va a tutti i contradaioli dell'Aquila, la nostra contrada famiglia che ci hanno aiutato a crescere Arturo e a farlo diventare quel personaggio che era, dove sono nate le sue prime grandi amicizie e dove il suo cuore ha vibrato di passione dal primo all'ultimo giorno della sua breve vita. Ci sentiamo anche di gridare forza Margherita e forza Gianvito, vi siamo vicini come noi, anche Arturo aveva bisogno di vivere piccole ma frequenti emozioni ed ecco che è nata la sua intensa passione per la Robur. Per questo un abbraccio va ad Anna, dirigente, mister, ai giocatori di oggi e di ieri, ai tifosi che lo hanno visto in prima linea dalla sconfitta di Parma mentre muoveva i suoi primi passi alla vittoria di Piacenza con al collo la sua sciarpa dei Boys. Arturo era il primo a essere convinto che quando quelle gloriose maglie scendono in campo è importante, quando possibile, sostenerle dai gradoni di uno stadio piuttosto che simpatizzare davanti alla TV. Abbracciamo anche tutto il GS Berardenga, i suoi compagni di squadra, i compagni di scuola e docenti del liceo scientifico Galileo dell'Istituto San Rocchi. Un
grazie anche a tutte le persone che, come il babbo, operano nel mondo agricolo e all'intera Arma dei Carabinieri che si è impegnata mirabilmente nella causa. Un altro abbraccio va a Giuseppe e a tutta la comunità di Sovicille, alla Policras, agli amici di Arturo che, dopo avergli voluto così tanto bene, si sono uniti tutti assieme al nostro cordoglio. Infine, vogliamo abbracciare Luigi, gli assessori, i consiglieri e tutta l'amministrazione comunale di Siena che sono stati vicini, i senesi di Contrada e tutti quelli che si sono presi un pezzettino del nostro dolore e hanno sofferto e pianto insieme a noi. Ci sentiamo orgogliosi di poter vivere questa città divisa per pochi giorni all'anno, ma pronta a unirsi come solo lei sa fare quando le viene strappato via uno dei suoi figli, la famiglia di Arturo. Si torna a parlare di GSK. È stata ratificata l'ipotesi di accordo tra azienda e sindacati CISL e UIL, un accordo che ha già portato a 80 assunzioni a tempo indeterminato. Sentiamo Gwendalina Guidarelli. A distanza di oltre un mese dalla stipula dell'ipotesi di accordo sulla gestione delle varie tipologie contrattuali, in GSK si è concluso il percorso che ha portato alla firma dell'accordo definitivo in sede di Confindustria tra le parti che avevano sottoscritto l'ipotesi a dicembre, ad eccezione della Filctem CGL che comunque era presente al tavolo odierno. L'accordo era già in piena applicazione e a dimostrazione di questo l'azienda ha comunicato che nei primi giorni di gennaio ha già provveduto a trasformare a tempo indeterminato 16 contratti in GSK e 62 in staff leasing, dando corso a quasi 80 assunzioni a tempo indeterminato in pochi giorni. Pur in un clima teso dovuto a quanto avvenuto nelle scorse settimane, commenta Gianluca Fè, segretario generale di FEMCAM CISL, la coerenza del percorso che avevamo intrapreso ha visto oggi il suo epilogo naturale. Sono stati vani gli attacchi pretestuosi e strumentali con cui durante queste settimane si è provato a screditare il nostro lavoro e altrettanto inutile è stato il tentativo di riaprire proprio questa mattina una presunta trattativa che andasse a modificare i contenuti dell'accordo. Adesso possiamo affermare con soddisfazione che il lavoro fatto non solo non è caduto nel vuoto, ma sta dando già risultati a decine di lavoratori. Entro la fine di gennaio abbiamo definito un nuovo incontro che, come previsto nell'accordo stesso, servirà a mettere a punto temi che richiedevano approfondimenti e che vanno nella logica di offrire sempre maggiori tutele per i lavoratori. È ufficiale, Siena Jazz diventerà un'università a pieno titolo e prevederà un percorso quinquennale di studi che rilascerà un titolo equiparato a tutti gli effetti alla laurea magistrale universitaria. Il servizio. Con il 2019 il MIUR, Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, ha riconosciuto all'Accademia Siena Jazz l'autorizzazione a rilasciare il diploma biennale di specializzazione. Si completa così l'offerta formativa già avviata nel 2012 con l'istituzione del triennio accademico che prevede un percorso quinquennale di studi che rilascia un titolo avente valore legale ed equiparato a tutti gli effetti alla laurea magistrale universitaria. Siena Jazz, unica istituzione italiana che da più di 20 anni collabora con i migliori istituti di alta formazione musicale del mondo, conferma così la sua vocazione di realtà qualificata per l'alta formazione e di laboratorio internazionale di conoscenze. Ricerca, innovazione sono le linee che ispirano il modello didattico che offre agli studenti di Siena Jazz University l'acquisizione di competenze tecnologiche, informatiche, artistiche e professionali adeguate agli standard europei d'eccellenza in ambito musicale e nella produzione artistica in genere. Il percorso formativo consente l'inserimento nel mercato della produzione musicale con specifico orientamento nello sviluppo delle professioni concertistiche, nella realizzazione di produzioni musicali per lo spettacolo dal vivo e di produzioni multimediali. Dallo strumentista al turnista presso studi di registrazione discografici, dall'assistente musicale al docente nelle scuole di ogni ordine e grado, dal compositore, direttore e arrangiatore per le varie formazioni jazz, al consulente artistico per l'organizzazione di eventi musicali nel settore pubblico e privato, fino al consulente musicale nell'editoria specializzata. Sono tanti gli sbocchi professionali offerti dal percorso di alta formazione artistica proposto da Siena Jazz. Ieri la Commissione regionale Sanità ha avviato l'iter per la definizione del programma che porterà alla realizzazione di un'indagine sull'esercizio dell'attività intramenia, come richiesto dall'opposizione. Sentiamo in proposito il presidente della Commissione, Stefano Scaramelli.
Allora, il tema dell'intramenia è un tema di grande attualità politica. Noi abbiamo già escluso, io a titolo personale, che questa commissione porterà mai avanti una legge che modifichi la norma dell'intramenia, l'ho già fatto sapere al governatore e quindi questa è una forma di garanzia. Io e il mio partito abbiamo già preso una posizione netta. Nulla toglie che ci venga chiesta un'indagine conoscitiva che ovviamente ci mette nelle condizioni di sapere, di informarsi sullo strumento, su quante persone vi operano, in che modalità, con quale metodologia. Questo noi accoglieremo, questo impianto, questa richiesta che la Lega ci fa, non c'è nessun problema a conoscere, nulla toglie che noi abbiamo già dato mandato all'Agenzia Regionale di Sanità di fare un'indagine che in materia fondamentalmente ci produca dei numeri, quindi noi potremmo, diciamo, abbinare all'indagine che abbiamo già fatto conoscitiva con ARS anche l'indagine della Commissione in termini conoscitivi, insomma. Se n'è andato all'età di 75 anni Roberto Pianigiani, grande contradaiolo, appassionato di cavalli ed ex capitano del Val di Montone nel biennio 2001-2002. Gabriele Voltolini. Il mondo del palio e delle contrade perde un personaggio di spicco. Se n'è andato ieri all'età di 75 anni, dopo una lunga malattia, Roberto Pianigiani, appassionato contradaiolo del Val di Montone, di cui è stato anche capitano nel biennio 2001-2002. Figlio di Dedo Pianigiani, Roberto era una figura di riferimento per molte generazioni di montonaioli. Persona umile, buona e di grandi valori umani, in contrada ha ricoperto molti ruoli oltre a quello di capitano. È stato infatti mangino nel 1979, vicario dal 1988 al 91 e vicepresidente della società Castelmontorio nel biennio 1998-99. Appassionato di basket, seguiva da moltissimi anni la Menzana, ma la sua grande passione erano i cavalli, grazie alla scuola di suo padre Dedo. In passato aveva ricoperto anche dei ruoli importanti in alcuni ippodromi italiani, mentre era solito presenziare alle varie corse in provincia, dove in alcune occasioni aveva svolto anche il ruolo di mossiere. La salma si trova da questo pomeriggio presso l'oratorio della Santissima Trinità della Contrada di Val di Montone, dove resterà fino a domani alle 14, mentre alle 15 si terranno le esequie presso la Basilica dei Servi. Parliamo ancora di palio. Il nuovo capitano della Giraffa, Stefano Casini, ci ha parlato del nuovo incarico. Sentiamo un estratto dell'intervista che potrete poi vedere questa sera durante la trasmissione Palio d'Inverno. Da quel poco, perché ovviamente c'è stato l'insediamento alla fine di dicembre, quindi poi c'è stato le festività natalizie, quindi abbiamo iniziato da poco, insomma, da poco prima della Befana a avere qualche contatto con le contrade e con i santini. Effettivamente un po' sembra cambiato, ecco, rispetto a loro, perché allora c'era un po' più individualismo, c'era, ora mi sembra che, diciamo, è un po' più costruito, ecco, come mi ha dato le impressioni rispetto a 15 anni fa. Naturalmente non era anche allora, però l'impressione che ho avuto è questa, insomma, che sia un po' più di costruzione dietro. Spostiamo in Val d'Elsa, il Partito Democratico di Poggi Bonsi si prepara alle prossime elezioni amministrative aprendo una coalizione di centrosinistra. Bianca Maria Oliveri. Il PD di Poggi Bonsi è pronto ad avviare un percorso di condivisione per la costituzione di una coalizione di centrosinistra, esordisce così Maurizio Pelosi, segretario del PD di Poggi Bonsi, che lancia il percorso di costruzione della coalizione in vista delle prossime elezioni amministrative 2019 a sostegno del candidato sindaco David Bussagli, e continua dicendo: un concorso di idee guardando il futuro, abbiamo organizzato e organizzeremo una serie di incontri interni ed esterni al PD cercando di cogliere punti di incontro da sviluppare e da ampliare, per unirci attorno a un progetto condiviso e lungimirante di città. Rinnoviamo pertanto con umiltà e serietà la nostra disponibilità e la nostra apertura verso altre forze politiche di centrosinistra, a partire dal PSI, insieme ad altre manifestazioni civiche e tutte quelle forme più o meno organizzate di rappresentanza e di partecipazione alla vita di Poggi Bonsi. Lungo il nostro cammino abbiamo scoperto, sottolinea Pelosi, una generazione di ventenni sinceramente profondamente appassionata, ma delusa da come in certi contesti la politica si è occupata poco dei loro sogni, dei loro progetti, dei loro diritti, decisamente troppo di correntismo, personalismi e autoreferenzialità. I mesi che abbiamo davanti dovranno essere un'ulteriore occasione per fare sintesi tra le varie proposte che vorremmo analizzare, valutare e costruire tutti insieme all'interno e all'esterno del PD, per dare vita ad un programma di governo che scaturisca dalle passioni, dalle competenze, dalle idee e dalle aspirazioni di una rappresentanza quanto più ampia possibile in città.
Insieme Poggi Bonzi punta il dito sul problema del traffico nel capoluogo valdelsano e attacca il primo cittadino Bussagli. Sentiamo Bianca Maria Oliveri. La lista civica Insieme Poggi Bonzi interviene sul tema della viabilità in città in vista delle prossime elezioni comunali nel maggio 2019 e con una nota dichiara: la viabilità è uno dei grandi temi che la nostra lista civica ha inserito nel suo programma elettorale insieme a lavoro e sicurezza, tema su cui vogliamo aprire un confronto con le altre realtà politiche comunali. Durante le feste natalizie abbiamo assistito ad un peggioramento del traffico in città, code e macchine ferme in quasi tutte le strade principali. Il fenomeno si ripete tutti i giorni nelle ore di punta, in particolare in via San Gimignano, via Pisana, via Senese e largo Campidoglio. I lavori degli ultimi anni hanno aggravato una situazione già pesante e presente. Da un lato è normale che negli orari di punta il traffico aumenti, dall'altro i disagi maggiori sono dati da una viabilità fatta di sensi unici che obbligano le auto a fare lunghi percorsi per raggiungere anche mete vicine. L'attuale sindaco ha una responsabilità nelle scelte fatte in questi anni. La riduzione dei parcheggi attuata sempre dall'attuale sindaco obbliga gli automobilisti a girare e rigirare nella stessa zona per cercare un posto, aggravando il traffico nelle ore di punta. Come lista civica abbiamo criticato questa amministrazione per non aver fatto nulla per risolvere questo problema, anzi abbiamo più volte denunciato un peggioramento del traffico in città. Alle prossime elezioni comunali di maggio 2019 vogliamo dare la possibilità di cambiare insieme alle altre forze civiche e politiche di questa città che non si riconoscono nel malgoverno di questo sindaco uscente, si legge in fondo alla nota. Apriamo la nostra pagina sportiva, ancora una settimana di sosta per la Robur Siena che tornerà in campo nel prossimo weekend a Pisa con la gara inizialmente prevista per il 20 che probabilmente verrà anticipata al giorno precedente con diretta televisiva su Sport Italia. Intanto impazza il mercato con il direttore sportivo Giovanni Dolci che ha fatto il punto della situazione. Sentiamo. Si è parlato molto di questa presunta arrabbiatura, chiamiamola così, del nostro Guberti. Più che arrabbiatura, c'è stato un momento che la ragazza ha manifestato il desiderio di cambiare aria e naturalmente chi veste la maglia del Siena deve essere felice e orgoglioso di vestire questa maglia. Quindi io, se Stefano avrà voglia di vestire la maglia del Siena come ha fatto in quest'anno e mezzo, siamo ben felici di tenerlo con noi. In caso contrario, che abbia necessità di cambiare aria, faremo le dovute valutazioni. Invece Bonnardi, se uscisse il secondo portiere, invece l'idea è quella di svecchiare un po' il reparto, prendere un altro giovane? Allora, no, più che svecchiare è un discorso diverso. È chiaro che Nardi inizialmente è arrivato con l'obiettivo di vestire la maglia da titolare. Poi l'avvento di Contini e le prestazioni di Contini sicuramente hanno cambiato gli equilibri, hanno cambiato le gerarchie. Quindi Nardi è considerato un titolare, di conseguenza se il ragazzo manifesterà desiderio di andare a giocare con Contini dall'altra parte, se possiamo la contentiamo. Nel caso andremo a prendere un giovane di prospettiva che possa essere futuribile anche per la stagione prossima. Nel caso che Nardi decidesse di restare con noi, saremo ben contenti perché sono tante gare, c'è il campionato, c'è la Coppa Italia e avere due portieri forti secondo noi è una cosa che potrebbe essere comunque valevole. Dopo la vittoria con Agrigento, stiamo parlando ovviamente di basket, la Onsharing Menzana è pronta a affrontare il secondo match casalingo contro Tortona, prima giornata del girone di ritorno. Ex della partita Todor Radonic che ha presentato la sfida alla sua ex squadra. Sentiamo. Partiamo intanto dalla vittoria conquistata contro Agrigento, una partita importante, serviva un riscatto e il riscatto c'è stato. Sì, infatti è stata una partita importantissima per noi contro un avversario molto forte, e abbiamo tenuto botta, siamo stati molto bravi, abbiamo portato a casa questa grandissima vittoria che ci ha tirato su il morale. E adesso c'è il Tortona, intanto prima di parlare della partita parliamo di come affronterai questa partita visto che sei anche l'ex giuri. Sì, infatti è sempre emozionante giocare contro la ex squadra, contro i giocatori con i quali ci sono stato, diciamo, pochi mesi fa. Contro Tortona sarà una partita importante per noi perché giochiamo comunque sempre una partita a casa e a casa cerchiamo sempre di ottenere vittoria, quindi per noi sarà molto importante. In più Tortona arriverà con una motivazione in più visto che ha cambiato due giocatori, ha tagliato gli americani e Sì, la squadra diciamo è nuova, speriamo di cogliere questo momento e di portare la vittoria diciamo in tranquillità.
fondamentale anche per il fattore classifica poi. Certo, ci serve tantissimo questa vittoria, così ci stacchiamo da loro, perché comunque per quanto mi ricordo per adesso siamo penso più 5, quindi andiamo a più 7, per noi è molto importante questo. Si guarda la classifica adesso oppure no, si pensa a partita dopo partita? Ovviamente si pensa sempre a partita dopo partita, noi cerchiamo sempre di vincere e andare più in su. Adesso il volley, dopo la pausa per le festività natalizie, la Emma Villas Siena è pronta a tornare in campo in un delicato match casalingo contro Latina. La squadra si sta allenando e oggi pomeriggio ha disputato un amichevole con Santa Croce, terminando con una vittoria. Sentiamo le parole dell'opposto cubano Hernández. Noi lo stiamo vivendo veramente emozionato perché è la prima volta che io sono stato in questa situazione e è molto bello imparare anche quando sei da sotto, e quindi con l'allenatore ci stiamo trovando molto bene, stiamo allenando fortissimo e pensiamo dare una bella sfida contro Latina questa partita. Io con Savani ho giocato contro di lui tanti tempo nella nazionale e anche con l'altro quando ha giocato in Trento, e si è rinforzato bene la squadra e penso che con quello due giocatori, con quello che ce l'abbiamo ancora, possiamo fare il meglio. E noi abbiamo giocato la prima sfida contro Latina in la quale non abbiamo vinto, e quindi penso che questa partita siamo molto più preparati. Per i tifosi sono molto carini, sempre sono con voi. Io mi ho incontrato qua in Siena veramente emozionato perché loro fino alla fine, anche se sono 3-4, vanno per qualsiasi posto a tifare per noi, e quindi che aspettano una bella partita. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, e allora tra poco, dopo la sigla, le previsioni del tempo, mentre alle 21 l'appuntamento sarà con Sottorete, il mondo del volley, nella trasmissione di Simona Sassetti e Lorenzo Agnelli. A seguire la replica del nostro TG, mentre alle 22.45 sarà la volta del palio d'inverno. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.